La CISL Aretina torna ad affrontare il tema della partecipazione dei lavoratori nelle aziende e lo ha fatto nell'aula magna del liceo classico Francesco Petrarca di Arezzo. Con la partecipazione possono essere ridotti in termini fisiologici i conflitti, perché si può discutere prima. Partecipazione dei lavoratori nelle aziende e decreti delegati nella scuola, analogie, prospettive e il titolo dell'incontro. Con i decreti delegati si comincia una prima vera e propria democratizzazione, perché i professori col collegio dei docenti da una parte, presieduto dal preside, e il consiglio d'istituto, presieduto invece da un genitore. Entrano nella scuola le voci degli studenti e il consiglio d'istituto, il collegio dei docenti è tenuto ad esercitare la sua funzione soprattutto nella didattica, ma tenendo conto di questi elementi. È evidente che i decreti delegati devono essere riconfigurati, anche perché i genitori non vengono quasi più, gli alunni partecipano poco, i collegi dei docenti, da quando sono diventati anche un'operazione online, diciamo così, hanno perso anche di vivacità, di motivazione. Quindi i decreti delegati vanno riattivati. La CISL ha anche depositato una proposta di legge in Parlamento sul tema della partecipazione attiva dei lavoratori nelle aziende.